Il Pescara riscatta il KO subito dai cugini in precampionato e soprattutto in campionato ed elimina il Pineto dalla Coppa Italia. Ad accedere agli ottavi è la formazione di Zdenek Zeman, vittoriosa di misura grazie ad una rete di Vergani e che ora giocherà con il Latina a fine mese. All'Adriatico match godibile con i due tecnici che lasciano spazio a chi ha trovato meno spazio in campionato. Quella di Coppa è stata anche l'occasione per fare qualche esperimento. Zeman fa turnover ma fino ad un certo punto più seconde linee nel Pineto di Daniele Amaulo. Match che inizia su buoni ritmi nella fresca serata in uno stadio adriatico dove ci sono poco più di 1000 spettatori. Al 18° colpo di testa, fil di traversa di Ingrosso. Al 24° arriva la risposta pescarese con Masala che manca di poco il bersaglio grosso. Gara giocata su buoni ritmi ma con poche emozioni. Il derby si vivacizza così nel finale. Al 38° Giambè se ne va sulla sinistra, brucia in velocità Messi che si presenta davanti a Plizzari che lo ipnotizza respingendo il pallone che finisce sulla testa di Ruggero che manca in maniera piuttosto clamorosa, porta quasi spalancata la rete del vantaggio pinetese. Gol mangiato, gol subito visto che poco dopo al 40° Vergani dai 25 metri con un tiro angolato ma non fortissimo sorprende Mercorelli che ha qualche colpa, il Pescara trova il vantaggio. Nella ripresa si riparte senza cambi e con la formazione di casa all'ottavo vicina al raddoppio ancora con Edoardo Vergani che se ne va in contropiede con un pallonetto, va a colpire in pieno il palo della porta di Mercorelli. Sale la pressione del Delfino fino al 32° quando ancora Vergani con un missile dai 20 metri manda il pallone a fil di palo. Tra la consueta girandola di sostituzioni si arriva così al 35° quando Mora con una conclusione al volo spedisce la palla di un soffio al lato. Al 41° tocca al neoentrato Cangiano per il Pescara trovare la bella risposta di Mercorelli. Nel finale qualche brivido in area pescarese con Messic che al 94° salva quasi alla disperata Sun Jambè prima del triplice fischio finale di Leone di Barletta che certifica la vittoria del Pescara che passa così il turno. Ora però il pensiero torna al torneo con il Pescara che ospiterà lunedì sempre all'Adriatico il Rimini e la squadra di Amaulo che domenica sarà invece di scena sul campo dell'Arezzo.